dalla libreria Feltrinelli per la presentazione dell'ultimo libro di Walter Veltroni. E se noi domani, la sinistra e l'Italia che vorrei, a seguire le dichiarazioni dell'autore del testo, nonché l'intervista al dottor Raffaele Cantone. Beh, credo si riferisse in primo luogo a Berlusconi più che al Partito Democratico, cioè ha scritto chi ha perduto le due elezioni con Prodi dovrebbe fare una scelta paragonabile a quella di Prodi, ha perfettamente ragione. Lei crede che al di là della sentenza Berlusconi debba fare questo passo? Ma io lo credo da molto tempo questo, veramente al di là della sentenza il Paese ha bisogno di girar pagina, è inchiodato da 20 anni attorno alla figura di Berlusconi in un senso o nell'altro, non si è occupato delle cose dure e difficili delle quali bisogna occuparsi, ha perduto molto tempo. Cosa c'è nella sinistra che vorrebbe Veltroni? Più voglia di cambiare. La sinistra non può mai essere conservazione, la sinistra deve essere cambiamento e la sinistra deve avere l'ambizione di conquistare la maggioranza del voto degli italiani. Cosa che non è mai successa nella storia del nostro paese. Quindi più Renzi che Bersani? No, ma vedete, non è un problema di nome, è un problema di linea politica. E a forza di discutere di nomi si è smesso di discutere di politiche, questo è un peccato. Beh, dal punto di vista della posizione politica è quello che sicuramente ha dichiarato una maggiore continuità ancora l'ultima volta nell'intervista ad Agorà, quindi insomma io credo che ci sia la consapevolezza che bisogna ricominciare quel cammino. Problema carceri, quale soluzione per l'Italia del domani? Il problema carceri va affrontato secondo me non attraverso logiche emergenziali, servirà a poco fare l'ennesima amnistia o l'ennesimo indulto, bisogna tener conto da un lato che l'Italia ha una situazione criminale sui generis e bisogna secondo me intervenire moltissimo con le misure alternative, con le misure sostitutive e anche attraverso una forte depenalizzazione, ma i provvedimenti tampone non servono assolutamente a niente. Walter Veltroni nel suo ultimo libro accenna delle possibili soluzioni, è la strada da seguire? Ma Walter Veltroni dice sostanzialmente un punto, che la situazione del carcere in Italia non è una situazione a stato civile ed è un dato, noi abbiamo in questo momento 60.000 detenuti su 44.000 posti possibili, abbiamo situazioni carcerarie che sono assolutamente inaccettabili e non degne di uno Stato europeo. Le soluzioni vengono accennate, le soluzioni, io sono d'accordo sulla necessità di una depenalizzazione, sono d'accordo sul fatto che bisogna che ci siano meno delinquenti pericolosi in carcere e molto più delinquenti eventualmente pericolosi, che i delinquenti che hanno un tasso di minore pericolosità possono stare benissimo in misure alternative. Abbiamo parlato 100 volte del braccialetto elettronico, perché non facciamo in modo da metterlo in utilizzo.